Allora io parto. Dai su me. Io parto all'incontrario. Faccio. Sarò breve. Sarò breve anche perché prima di tutto sono venuto qualcuno, vi ringrazio di avermi invitato per ascoltare i discorsi dei ragazzi, ascoltare i discorsi dei vari gruppi locali, quindi sentire che cosa arriva dal territorio dei giovani parani. E prima di tutto faccio i complimenti ai vari ragazzi che hanno parlato prima di me, soprattutto ai ragazzi più giovani, perché i vostri discorsi sono stati interessanti, sono stati formativi anche per me, e da parte, diciamo, del federale, dell'MCP, è veramente bello vedere ragazzi così giovani che fanno discorsi così seri da un certo punto di vista, ma di cuore. Quindi complimenti ai ragazzi più giovani che sono intervenuti oggi. Ma perché tanti ragazzi hanno parlato in modo così bello, in modo così importante in questo congresso? Evidentemente perché c'è stato un bel lavoro dietro, un bel lavoro da parte di Alberto. Mi sono quasi stufato però di fare complimenti ad Alberto, perché al congresso nazionale abbiamo fatto i complimenti ad Alberto, al congresso provinciale di Cuneo facciamo i complimenti ad Alberto. Basta, no, a parte gli scherzi, Alberto è un ragazzo d'oro, come dicevo ieri, eravamo a mangiare dei giovani di Novara, dicevo ieri, le prime volte che venivo qua in provincia di Cuneo, le prime volte che incontravo Alberto, fra me e me pensavo, non è possibile che al giorno d'oggi, nel 2012, beh, dal 2009, esiste un ragazzo veramente così di cuore, ancora così di cuore, un ragazzo che ha questa capacità di comunicare e questa capacità di comunicare un senso di positività. E l'ho detto ieri, Alberto è il degno rappresentante di queste terre, il degno rappresentante del cuneese, del Basso Piemonte. Ragazzi come Alberto se ne trovano pochi, questo ve lo dico sia a livello personale sia a livello politico. E quindi un applauso a tutti. Flavio, tu mi hai già sentito parlare del ruolo del coordinatore provinciale, perché adesso già lo dici. Eh no, però qua c'è ancora un altro discorso da fare. Lo ripeto, il coordinatore provinciale è il ruolo forse più importante di tutto il movimento Giovani Padani, perché è quel ragazzo che ha contatto con il territorio, è quel ragazzo che ha il contatto reale con i singoli giovani del territorio, e quel trade union fra i giovani padani e le sezioni della Lega, il trade union fra la provincia e l'aspetto nazionale dell'MGP, è un incarico che fa crescere tantissimo. Tu crescerai tantissimo in questo incarico, sei già cresciuto facendo il facente funzione di coordinatore provinciale, crescerai ancora di più perché evidentemente chi c'era dietro di te si sta occupando di altro, sta andando ad occupare un altro ruolo importante allo stesso modo ma in modo diverso. È un ruolo eclettico, quindi verrai chiamato a fare di tutto, da montare il gazebo fino a parlare in televisione, da parlare davanti a una platea di amici fino a parlare davanti a una platea di, tra virgolette, nemici, di avversari. Quando ci saranno i problemi, tu sarai colui che dovrà risolvere i problemi fra i ragazzi. La tua personalità, tra virgolette, dovrà essere messa dietro al tuo ruolo di coordinatore provinciale, ma la tua personalità dovrà andare a influire nel ruolo di coordinatore provinciale. Ma qua c'è un discorso in più. Il discorso in più è che questa è una bella provincia come Giovani Padani, che questa è una grande provincia come Giovani Padani, perché questa platea, l'ha detto prima Giacomo, lo dimostra, molte
altre province non riuscirebbero a portare per così tante ore consecutive così tanti giovani in un congresso, in una manifestazione totalmente politica, dove si parla di politica, dove si parla solo di politica, e questa per te è una responsabilità in più, perché è forse più facile iniziare da zero o comunque da uno, perché quando si inizia da uno non c'è niente, ci metti solo del tuo, ti inventi qualcosa ex novo, piuttosto che prendere quello che esiste già, quando quello che esiste già è qualcosa poi di assolutamente positivo, di assolutamente bello, perché hai la responsabilità di portare avanti questo tuo lavoro, il retaggio di Alberto, e di metterci del tuo. Chiaramente non ti chiediamo di essere un clone di Alberto, ti chiediamo di essere meglio di Alberto, dove naturalmente riterrai opportuno esserlo, e già questo comunque è un qualcosa di difficile, e ti chiederemo di portare avanti questa esperienza però a modo tuo. Sarà investito da tutta una serie di responsabilità, ovviamente, che prima non avevi. Dovrai proteggere quello che è stato fatto. Attenzione, perché abbiamo detto che la prima regola dell'MGP è l'arruolamento. Arruolare, 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 trovare giovani, fare gazebi, andare in giro a parlare con i giovani, i nostri coetanei, lo diciamo sempre, come dicevamo una volta, dobbiamo ripeterlo, portare l'adesivo della Lega all'ultimo giovane che te lo chiede su, in cima, all'ultima valle della tua provincia, per andare a parlare di Lega Nord, per andare a parlare di giovani padani. Tutto questo però dovrai fare attenzione, perché in una realtà così bella magari potrebbe esserci qualcuno che cerca di entrare o rompere le balle, lo sappiamo. Abbiamo avuto un periodo in cui molti democristiani hanno cercato di salire sul carroccio. Li stiamo scopando fuori, li abbiamo scopati fuori, ci sono i problemi, ci sono stati i problemi relativi al cerchio magico e via dicendo. Il MGP è stato uno dei motori propulsivi della pulizia della Lega, partendo proprio da giovani padani e soprattutto da coloro che hanno gli incarichi all'interno dei giovani padani. Quindi nel tuo lavoro di arruolamento, 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 di portare l'adesivo su nell'ultima valle, nell'ultima piola, l'ultimo giovane che ti manda la mail, che ti contatta via Facebook, dovrai però fare contemporaneamente attenzione a chi ti porti dentro. Fare attenzione che i vari personalismi, perché poi è giusto anche che i fornitori locali, i giovani abbiano le loro idee, via dicendo, i loro personalismi di ognuno vengano contemporaneamente valorizzati, però prima di tutto il gruppo, prima di tutto l'MGP. Ora io vi dico questo, un altro consiglio se posso, cioè, il presidente nazionale che mi dice perché alle 7 ci sono le pizze, alle 7 ci sono? Le pizze, la pizza, le pizze dell'aereo, già giusto, non so le 5, c'è stato un altro consiglio se posso permettervelo. In una provincia a MGP così avanti, in una provincia MGP così organizzato, c'è la tentazione, è stato detto prima, ci saranno le campagne elettorali, candidati nei comuni, io sono il primo a dirvelo, sono il primo che ha fatto un'esperienza bellissima da consigliere comunale, che è un'esperienza che ti porta veramente a contatto con il tuo popolo, nel senso base, i tuoi vicini di casa, il territorio, via dicendo. Io vedo tra l'altro che nel tuo paese sei ben voluto, almeno da cosa abbiamo visto, il sindaco ti vuole bene, ovviamente per il grande sbattimento, per il tuo grande sbattimento che avrai sicuramente fatto anche per questo paese in particolare. Comunque verrà la voglia di un MGP così avanti di
entrare nell'amministrazione, di entrare in Lega, direttivi di sezione, giustissimo, di prendere in mano le sezioni, i singoli territori, magari di avere dei singoli, dei giovani già segretari di sezione per provare a vedere, di fare degli esperimenti anche, no? Prendiamo una sezione così almeno vediamo come l'MGP gestisce come Lega un singolo territorio, benissimo, però mi raccomando, prima di andare avanti, prima di mettere un giovane a fare un consigliere comunale, un comune importante, di mandare dei giovani magari in provincia, di mandare dei giovani a prendere delle sezioni importanti, delle responsabilità come Lega, mi raccomando avere sempre e comunque il ricambio dietro. Quindi quando un giovane padano entra nel consiglio comunale e contemporaneamente fa il coordinatore del gruppo cittadino e il consigliere comunale, dietro ci deve essere comunque il ricambio, ci deve essere un altro giovane che va a fare il coordinatore del gruppo cittadino. Cosa vi posso dire ancora, ragazzi? Direi che così è già molto buono. No, no, nel senso che... Semplice. Taglio, taglio. Io taglio perché la pizza... No, taglia lui! Ma perché taglia per la telecamera? E già che ci scaricato, hai fatto andare fuori le batterie. Però ti voglio bene lo stesso. Ragazzi, complimenti a tutti i ragazzi di Cuneo. Da oggi avete due compiti: sentire sempre, stare vicino ad Alberto, il coordinatore nazionale, chiedergli sempre dov'è, cosa fa, via dicendo, e stare vicino al coordinatore provinciale. A volte quando fai il coordinatore provinciale ti senti, tra virgolette, da solo, anche se poi in realtà la grande squadra dietro c'è. Fate sentire in ogni momento della vostra esperienza politica il calore dei giovani padani verso il vostro coordinatore, perché questi ragazzi sono quelli che si mettono più in prima linea. Quindi bravi.